just wanna fight. Vabbè, glielo dico io. Lo vediamo dopo, eh. No, adesso mi guarda. Buongiorno, grazie per aver contattato Post Family, il servizio di spedizioni con cui la sua posta non sparisce mai. Mi chiamo Giulia, come posso esserle utile? La mia posta è sparita. Salve signore, sono felice di aiutarla a capire qual è il problema. Guardi, aspetto una lettera da giorni e non è mai arrivata. E chiama dall'Italia? Mi trovo in Sicilia, sulle isole Egati. Beato lei, deve essere bellissimo. Meglio se mi arrivasse la posta. Dicevo, se non le dispiace, avrei bisogno di un indirizzo completo. Ragazzi, ascoltatemi un attimo, per favore. Come sapete, da domani non si potrà più lavorare da qui, ma bisognerà farlo da casa. Ma per noi non cambia niente, perché Post Family è una grande famiglia e so che lavorerete benissimo anche da casa. Io chiedo a tutti voi la massima professionalità. Chiaro? Ma scusi, si può sapere cos'è questa confusione? Non lo so signora, forse è un'interferenza, adesso mi sente? Come le dicevo, penso che qualcuno stia rubando la mia posta. Pensa sia qualcuno nel suo palazzo? Forse il tizio strano dell'ottavo piano. Magari provi con un investigatore privato.
Salve, grazie per aver chiamato Post Family, dove la sua posta non si perde mai. Come posso esserle utile? Sì, buongiorno. Ho ricevuto una lettera che non è indirizzata a me. Pronto? Pronto, signorina? Pronto? C'è qualcuno? Pronto, mi sente, signorina? Ciao ragazzi, bentornati al mio podcast di viaggio dove vi racconto come ho trasformato la mia vita in un viaggio di sola andata. Sto continuando ad attraversare il paese, però per me è sempre una grandissima gioia potervi portare insieme al mio lavoro ovunque io vada. Vi ricordo che sulla mia pagina troverete un'intera sezione dedicata alla fotografia online. E a proposito di foto, avete tenuto bene a mente quelle regole di cui abbiamo parlato la scorsa volta? Ricordate che saper scattare delle buone foto darà una marcia in più ai vostri contenuti online. I vostri obiettivi sono molto più vicini di quanto possiate immaginare. Siete pronti a realizzarli? Poco a poco, nuestras vidas están volviendo a la normalidad de antes. Se abren las fronteras, vuelven los viajes, los amigos. La libertad tan esperada la tenemos un poco más cerca, aunque también nuestros caminos son más inciertos. El que no se baña soy yo, Jaime. Y estos son mis amigos y compañeros de piso. Hemos decidido pasar nuestro último verano juntos, antes de que María se ponga a trabajar y Luis se vaya a estudiar fuera. ¿Vosotros creéis que llegaremos a Madrid antes del domingo? ¿Pero quieres volver ya o qué? No. Es que mi madre quiere que me despida de mi abuela antes de irme. Quisiera que este verano no acabara. Oye, que si quieres, te llevo al aeropuerto.
Me parece que mi madre quería llevarme. Jo, Luis. Toda la cuarentena juntos y ahora... Te vamos a echar de menos. Yo sí que os voy a echar de menos. Y también todo esto. Necesito parar, ¿eh? ¿Qué le ha pasado? Jaime, déjame conducir ahora. Estoy bien, no te preocupes. Bueno, lo llevo yo un rato y así descansas. Vale, pero no te pases de 100 que se sobrecalienta. Ahora sí. ¿Preparados, chicos? Te dije que no pasaras de los 100.